amici telespettatori di Mediacentro TV, da Tina, Gabriele Grossi che vi parla per raccontarvi questa giornata di campionato fra Virtus Cassino e Virtus Valmontone. Due Virtus quindi che si affrontano, ma due squadre completamente diverse anche dal punto di vista della classifica. Ovviamente parliamo di Cassino, con l'alzata ormai divenuta imbattibile, 38 punti in classifica, soltanto una sconfitta in questo campionato, quindi una marcia incredibile. Poi Valmontone che si trova a ottava in classifica, quindi al limite della zona playoff, con 16 punti, quindi due squadre con una differenza anche, non solo di punti, ma ovviamente differenza punti dovuta ad una differenza tecnica abissale. Quindi è una squadra che in teoria non dovrebbe impensierire più di tanto il Cassino, soprattutto se andiamo a guardare alla partita della settimana scorsa, quella contro la Nuova Fortitudo Viterbo, in cui Cassino ha giocato praticamente alla perfezione. Ovvio, non bisogna sottovalutare l'avversario. Più che altro la Virtus è con la testa alla Coppa Italia, gli aspetta una sfida, già una prima sfida, quella del 7 marzo, prima gara quindi nelle Final Eight contro Pistoia, non una sfida facile, ma poi ne parleremo meglio tra pochissimo. Adesso concentriamoci sulla partita, sulla sfida Virtus Cassino, Virtus Valmontone, e partiamo subito dai giocatori a disposizione di coach Casadio, ossia Feltra, Cecchetti, Cosentino, Barucca, Buscaglione, Cara, Guadagnini, Capotorto, Casale e Igliozzi. Attenzione a due giocatori in particolare: a Feltra, davvero bocca di fuoco della Valmontone, 17,9 media punti, e poi con il numero 19, attenzione a Cecchetti, il capitano, anche lui fino ad ora si sta mostrando uno degli irrinunciabili per coach Casadio. Intanto siamo sul 2-2, Raskovic con il possesso mette a segno con un ottimo movimento di corpo il 4-2 quando mancano 8 minuti e 30 secondi alla fine del primo quarto. Diciamo un match che non dovrebbe particolarmente pensierire la Virtus, perché già l'andata comunque finì abbastanza male per il Valmontone, come sempre dopo due quarti equilibrati che servono quasi sempre al Cassino più per riscaldamento. Poi la squadra avversaria subisce sempre l'offensiva, e stessa cosa che è capitata con la Nuova Fortitudo Viterbo, dove dobbiamo dare atto alla formazione viterbese di aver resistito, per così dire, per due quarti, poi però si è dovuta piegare e il risultato è stato clamorosamente a vantaggio del Cassino. Ribadiamo, una prestazione maiuscola che fa ben sperare per il proseguo di questo campionato, ma non solo, fa ben sperare per la Coppa Italia. Ricordiamo le date, cioè le tre date, perché si parla di tre giornate, 7, 8 e 9 marzo a Rimini. Intanto è arrivata la tripla di Emanuele Fontana, 7-4 il risultato. Intanto Barucca non ha trovato spazio, rimbalzo Trionfo, Ausiello sotto per Romeo Trionfo che non arriva al pallone, segno di ok verso il compagno, forse poteva prendere il accogliere il passaggio in maniera un po' più sicura. Buscaglione per Casale, poi perde palla Valmontone, Pignalosa, l'arbitro non dà fallo a Pignalosa ma fischia infrazione di doppio palleggio per il nostro numero 17, e allora rimessa a favore del Virtus Valmontone. Casale
per Barucca. Lo tiene Pignalosa, poi fuori per Buscaglione da tre, stangata sul ferro di Buscaglione, riparte allora la Virtus. Altro ottimo canestro di Gabriele Pignalosa che porta la Virtus sul 9-4. Primi 4 minuti, anzi primi 3 minuti perché siamo a 6:38 dalla fine, trascorsi abbastanza agevolmente per la Virtus che non sta calcando la mano. Sono canestri facili fino ad ora, anche perché non c'è necessità visto che la Valmontone sta sbagliando parecchio. Casale già il secondo tiro in due azioni consecutive che sbaglia. Poi qui Fontana perde palla ma è rimessa a favore dei rossoblù della Virtus. Alza il tiro da tre, trionfo, solo ferro per lui. E allora Cecchetti per Barucca, Casale, Barucca. Ottima la giocata difensiva di Trionfo che purtroppo non ha potuto far niente, anche già aveva difeso benissimo su Cecchetti, poi purtroppo è arrivato Barucca da dietro, anche se secondo me Cecchetti in fondo infrazione di passi l'aveva commessa. Intanto viene fischiato passi dall'altro lato, cioè su Romeo Trionfo. L'arbitro richiama all'ordine anche Coccivettese, più che altro richiama all'ordine la panchina perché si stava lamentando infatti di aver fischiato a noi frazione di passi, non averla fischiata nella situazione precedente in cui Valmontone è andata a canestro con Barucca. Intanto Fontana da tre. Quando Fontana si prende questi tiri non sbaglia mai. 12-6, 5 minuti e 15 secondi alla fine del quarto. Davvero ormai non sappiamo neanche più come raccontarle queste partite della Virtus. Ora non so se è merito dei giocatori individualmente che sono mostruosi, se è merito di quasi sicuramente Cocciomettese che ha trovato il filo perfetto che li unisce tutti, sia panchina quando subentrano, sia starting five, cioè il quintetto base a inizio partita. Comunque davvero c'è un filo che li lega e li fa giocare come fossero un solo giocatore. Intanto arriva il tecnico per il capitano Cecchetti che continua a lamentarsi. Continua Cecchetti che tra l'altro rischia, se continua ad utilizzare questi termini, il direttore di gara. Fa bene per il Valmontone a far finta di non sentire. Comunque intanto 2 punti per la Virtus messi a segno da Marco Raskovic. Adesso ci sarà possesso per la formazione Gassinate. Non una bellissima Valmontone, anche se siamo sul 13-8, comunque meno 5, ovviamente il Cassino dà sempre l'impressione di avere la gara sotto mano e di poterla veicolare dove vuole. Anche perché è davvero un peccato che poi in un campionato del genere l'unica l'unica reale avversaria siano state fino ad ora Olimpia Cagliari, se pensi, vabbè, Luis Roma e Stella Azzurra su tutto, Olimpia Cagliari, poi le squadre che hanno dato effettivamente filo da torcere alla Virtus non ci sono state. L'unica volta che è stata messa in dubbio la vittoria, forse contro l'Aprilia fuori casa, lì è stata una partita molto molto ostica.
però poi è stata vinta forte da Cassino. Vabbè, poi quella sconfitta fatale di Sassari, che in realtà, se vogliamo ricordarla, non è stata una sconfitta, cioè è stata sì una sconfitta, ma è servita alla squadra per indirizzare il campionato sui binari giusti, ed è servita anche ad ogni giocatore per rimettere la terza sulle spalle. Intanto c'è stato il fallo di trionfo su Barrucca. Barrucca si prende il fallo, intanto la panchina del Valmontone lamenta un antisportivo di furbizia. È stato un po' furbetto Pignalosa, pensava forse l'arbitro non vedesse, che infatti fallo un po' impercettibile da dietro, l'arbitro però c'era, quindi l'ha visto chiaramente. Due punti per due, quindi liberi per il Valmontone, e 2 su 2 di Barrucca, 15-10 il risultato. Tanto schianta a terra Emanuele Fontana, c'è stato il fallo sul nostro numero 10 da parte di Buscaglione, il fallo ovviamente sul tiro da 3, e quindi 3 tiri da manetta per il nostro Emanuele. Poi una cosa c'è da dire, guardate come Goccivettese sta gestendo almeno lo spogliatoio. Un giocatore come Valentino forse poteva rompere l'equilibrio, però Valentino si è adattato alla squadra senza avanzare pretese. Fontana e Bertoldo non si sono sentiti minacciati in nessun modo, e nonostante Bertoldo venga da 2-3 partite non felicissime, anche contro Sora non ha giocato benissimo, anche lo stesso Fontana. Poi però messi dentro nella partita contro Nuova Fortitudo Viterbo hanno dato il meglio, soprattutto Fontana ha giocato una partita strepitosa, la risposta quindi c'è stata, ripagata la fiducia dell'allenatore, quindi grande gestione da parte di coach Vettese, perché effettivamente uno potrebbe pensare un altro piccolo non serve, abbiamo Fontana, abbiamo Bertoldo, arriva Valentino, ma guardate come giocano, nessuno si sente prima donna, giocano, ognuno gioca per la causa, anche per Bertoldo che forse poteva essere noi più chiacchierato in termini prestazionali, perché poteva, forse stava un pochino deludendo, lo conosciamo come cannoniere e in alcune partite è mancato addirittura buio totale, invece in questo match sembra quasi essere tornato, perlomeno in termini difensivi si sta comportando bene, e siamo davvero contenti, perché in una squadra come la Virtus non si può rinunciare a nessuno, magari una partita si gioca di meno, una partita si gioca di più, ma davvero tutti irrinunciabili. Intanto siamo su 20-10, ha già preso il largo la Virtus, potrebbe addirittura arrivare sul più 12 già in questo primo quarto. Invece non è così, perché Pignalosa sbaglia il primo libero dalla lunetta, il primo tiro dalla lunetta, 1 su 2 per il nostro numero 17. Barrucca trova il passaggio, Barrucca per la Feltra, solo Ferro, e poi arriva sul pallone Bertoldo, Valentino, il tiro da 3 di Pignalosa troppo lungo, però la Feltra rimbalzo, poi il pallone nelle mani di Capotorto,
a Feltra. Il tiro forzato di Feltra e rimessa a favore della Virtus, tiro forzatissimo da Feltra, c'è stato il cambio, ha sbagliato in tre occasioni consecutive il numero 13 del Valmontone, e allora coach Casaddio ha provveduto per il cambio, è entrato al suo posto con il numero 5 Guadagnini. Tanto arriva il fallo di Cosentino su Marco Raskovic. Arriva nel frattempo il cambio, esce Romeo Trionfo ed entra Furio De Monaco. Esce dal campo il numero 5 Trionfo ed entra con il numero 11 Scuola. Due su due Raskovic, 23-10, 1:40 alla fine di questo primo quarto. Stavolta la Virtus ha messo l'acceleratore sin da subito, forse vuole dare un segnale in quel di Padova. In vista ovviamente della Coppa Italia, ricordiamo le date, 7, 8 e 9 marzo. Speriamo che la Virtus torni a casa il 10, perché vuol dire che si è giocata almeno la finale. Tanto arriva il canestro Pignalosa, 25-10, vediamo se riesce a chiudere con un parziale di almeno 30 punti la Virtus questo primo quarto. Guadagnini, il tiro di Cecchetti, recupera palla Pignalosa in scioltezza, il pallone per Bertoldo, generoso qui per Valentino. Pignalosa arriva poi a rimorchio De Monaco, adesso è pronto il tiro da tre di Bertoldo. E guardate come risponde il pubblico, perché vabbè, al di là ovviamente del cambio per Pignalosa, esce Pignalosa Asiello, ma guardate come ha risposto la panchina e il pubblico al tiro da tre sbagliato da Bertoldo su Porto Massimo per il numero 5 della per il numero 6 della Virtus. Primo libero sbagliato da Raskovic. Zero su due di Raskovic. Guadagnini per Cara. Raskovic, prima Raskovic, in un secondo momento Cara è riuscito a recuperare palla, ma è abbastanza evidentemente è andato a Ustiello su Cara, se l'è praticamente mangiato e si è praticamente mangiato, è arrivato il fuori. Adesso arriva che ha preso, comunque è arrivato l'antisportivo ai danni di Raskovic su Cara, che ha messo anche dentro il canestro. Non capisco cosa sta succedendo adesso, praticamente ha dato i due canestri, valido il canestro di Cara, infatti ci domandavamo il perché non fosse stato ancora messo. Adesso ha la possibilità di andare
un'altra volta, per altre due volte a segno, e poi il possesso perché c'è stato l'antisportivo ai danni di Raskovic. Anche se il faccia a faccia fra... No, solo un tiro per Cara, giusto, in effetti, non due, ho sbagliato, non ho capito perché ho detto due, comunque due tiri più il supplementare. Comunque non mi è piaciuto per niente il faccia a faccia di Cara su Raskovic, anche perché Raskovic non è uno che di solito cerca brighe. Barucca, adesso vediamo come se la cava con un certo trionfo. Allora, numero 15, consiglio subito Barucca. Tanto altro fallo ai danni della Virtus, stavolta su Barucca, arriva il tiro fulmineo di Guadagnini. Per lo scadere c'è stata la correzione, che ovviamente il tiro non è stato corretto da lui stesso perché non è andato a segno. Comunque termina 25-13 il primo quarto, Cassino dominio totale, a parte questa ultima frazione di gioco in cui è stato fischiato l'antisportivo al nostro Raskovic. Comunque ribadiamo il risultato 25-13, ci vediamo fra pochissimo per l'inizio del secondo quarto di gara. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto, ribadiamo il risultato 25-13. Qualche discussione nella fase finale, però poi tutto a posto. De Monaco a rimbalzo immenso. Valentino Bertoldo per De Monaco, Ausiello prova a bersi Barucca, poi da tre De Monaco, mamma mia, trionfo, che palla, che rimbalzo che ha preso offensiva, e poi ottimo la penetrazione di Bertoldo. Peccato per il canestro, davvero davvero peccato, ha fatto primo passo disarmante, poi però aveva lasciato di sasso gli avversari, poi però ha sbagliato la finalizzazione. Intanto tiro senza pretese da parte di Cosentino, quasi a buttarla lì. Intanto ci pensa Ausiello, forse ci pensa troppo, sbaglia, poi però recupera il pallone, fa per andare al canestro, gli arriva la manata di Barucca. Due tiri, allora fallo di Barucca nel tentativo di stoppata ai danni di Ausiello, è arrivato però il fallo, il pallone non l'ha visto proprio, e quindi due tiri da momento a favore del numero 15 virtussino.2 su 2, Ausiello, 27-13. Ovviamente sempre in vantaggio Virtus Cassino. Intanto qui Guadagnini in maniera un po', non so come descriverlo, fatto sta che ha sbagliato il passaggio, dopo forse si è impegnato un po' troppo nelle azioni di dribbling e non ha visto proprio alla fine dove passa palla.
forse anche l'arma vincente della Virtus è questa, che gli avversari si devono talmente tanto impegnare per trovare il tiro libero che poi arrivano al tiro e sbagliano, quindi cioè, è anche questa è una cosa positiva. Me la son chiamata perché qui Guadagnini non ha sbagliato, incredibile, ho parlato e Guadagnini ha messo la bomba e a stavolta a sbagliare il passaggio è proprio il nostro Valentino. Otto minuti alla fine del secondo quarto, stavolta due canestri facili per Valmontone, trionfo. Bertoldo per Ausillo, ottimo corsore di Ausillo e poi non trova il tiro ma trova il fallo e allora due liberi per Giù. Intanto esce Baruca ed entra al suo posto nel numero 20 Casale. Grande Joe, 2 su 2. Buscaglione qui non è andato male, ha trovato un'ottima penetrazione sui nostri lunghi, poi è arrivato debole al tiro, infatti è rimbalzato sul ferro ed è finito direttamente nelle mani dei nostri pilastri, se possiamo chiamarli così. Intanto c'è stato fallo ai danni di Meno Trionfo, fallo messo dal numero 12 Cosentino, anzi no, Casale, no no, 12, il fallo è stato di Cosentino. Intanto immenso trionfo, 2 punti per lui, siamo già dall'altra parte con Casale, pallone che fa il giro del ferro e poi finisce sulle mani di Trionfo. Bertoldo, sfrutta il blocco Bertoldo, la bomba di Bertoldo, finalmente 32 a 18, anzi no scusate 35 a 18, 6 minuti e 37 secondi alla fine del secondo quarto. Valmontone chiama time out e adesso le alternative per coach Casadio si fanno davvero davvero scarse, perché o zona e noi bombardiamo da tre o uomo e vai con le penetrazioni, è davvero difficile difendere su questa Virtus. Non ci dimentichiamo che la Luis Roma nella partita la settimana scorsa ha mostrato non pochi cenni di debolezza contro la Petriana, la vittoria è arrivata sul fil di sirena, quindi invece la Virtus vince le partite in tutt'altro modo, cioè porta gli avversari praticamente al collasso, alla fine non ce la fanno più e se reggono quei primi minuti alla fine scoppiano sul finale e ne pigliano tantissimi di canestri. Cara, arriva il fallo di Trionfo, non si muove male Cara, dobbiamo dire la verità, qui in difficoltà Trionfo. Un giocatore discreto il numero 8 di Valmontone, giovanissimo tra l'altro, under 21 dell'omonima società, ovviamente under 21 gioca anche con under 21 del Valmontone.
2 su 2 intanto per Cara. Trionfo, aspetta l'arrivo di Bertoldo. Bertoldo, ottima la penetrazione, ottimo anche il passaggio per De Monaco. Debole Trionfo sulle gambe qui, non è riuscito ad arrivare a Canesa. Ottima azione di Bertoldo, ottima visione anche di De Monaco. Davvero, davvero peccato. Arriva la tripla di Guadagnini, 35 a 23. Valentino, De Monaco ancora, ottimo il passaggio per Trionfo che stavolta non sbaglia. Altro pallone stampato sul ferro di Buscaglione, poi recupera palla sul passaggio di De Monaco e poi bellissima questa scena. De Monaco che ha fatto la macumba al canestro per non la fare entrare, ha fatto un gesto con le mani mentre guardava la palla involarsi al canestro, la palla non è entrata, poi ci faremo dire qual è stata la macumba fatta da Furio. Tranquillità, alza il tiro del Bertoldo, peccato. Poi però Trionfo in mezzo al rimbalzo. Stavolta non può sbagliare Bertoldo, non può sbagliare Bertoldo. 40-25. E la Virtus ormai sta prendendo il volo. Buscaglione per Casale, trova Cara. Ausiello su Cara. Guardate poi Cara comunque che girandosi di spalle deve aver detto qualcosa a Valentino, infatti poi ha chiesto anche spiegazioni. Ora al di là dei comportamenti un po' spocchiosi da parte del numero 8 del Valmontone, dobbiamo dire che in attacco si comporta davvero davvero bene, non, anche se purtroppo è la resta della squadra che poco lo mal supporta. Attacca bene, in difesa forse non è così efficace. Ancora 2 su 2 per Cara, si sta mostrando fino ad ora l'unica certezza per la formazione di coach Casadio. Lui è, per dire la verità, il numero 5 Guadagnini. Passi per Trionfo. Sbaglia Valmontone, Pignalosa. Ancora Pignalosa, tremano le ginocchia di Casale e non reggono, infatti commette fallo sul nostro Gabriele Pignalosa. Fallo del numero di Casale sul numero 17 Pignalosa, la palla di Cristo. Ancora Bertoldo, fino ad ora quei tiri un po' più tostarelli non li ha messi, forse qua forzato poteva scegliere di far continuare a girare la palla, c'era tutti i 20 secondi da giocare. Ancora Pignalosa,
Finalmente arriva il fallo, però è di Raskovic. Fallo del numero 12 Raskovic sul numero 8 Cara. Ancora Cara. E poi su Raskovic, guardate come ride sotto i baffi di Raskovic. Ha commesso falli, si è incartato sul corpo di Raskovic. Guardate come, ancora come ride Raskovic. Effettivamente è stato così, perché Cara voleva provare a sfondare il nostro numero 12, poi si è praticamente incartato col pallone e ha commesso falli. Ancora Fontana, Bertoldo. Trionfo. Perde palla, però l'ultima a toccare è Casale, quindi sarà rimessa a favore del Valmontone. Pignalosa. L'ultimo a toccare è stato proprio il nostro Pigna, quindi battuta la rimessa da parte del Valmontone. Non mai la tripla, di solito queste giocate, anzi quasi sempre le mette. Stavolta non gli ha detto bene, non ha detto bene neanche a Guadagnini. Recupera palla Valmontone. Sta tirando tanto Bertoldo, fino ad ora 2 su 6 se non sbaglio, 2 su 5, qualcosa del genere, perché ha messo solo o 2 o 3 bombe, adesso la statistica non ce l'ho chiara, devo essere sincero. Comunque ne ha provati tanti tiri da 3, però se serve per trovare ritmo va bene. Guardate che cosa fa adesso, ancora non arriva a canestro. Altro fallo per Raskovic, sempre su Cara. Intanto cambio, esce Bertoldo, entra Osiello ed esce anche Rasco. Sbaglia qui Pignalosa, errore che potrebbe costare qualcosa alla Virtus. Intanto palla persa di Cara. Fontana su Buscaglione, guardate là. Qua ci era uscita nella giocata. Però ci diceva che comunque ha liberato il passaggio. Grandissima giocata di Fontana, applausi per lui. Intanto trova il contropiede Valmontone con Cecchetti. 40-34, meno 6. Ci ha pensato Pignalosa qui a ridimensionare gli avversari. Due tiri adesso per lui. Thank you.
Buscaglione, Guadagnini, altro buon tiro di Cecchetti, 42 a 37. Forza Virtus, prendiamo un po' molle adesso. Ottimo il pallone per Bertoldo, poi Fontana da tre, completamente fuori misura. Qua non ho capito neanche Bertoldo, scusate, Trionfo sinceramente, che poteva andare a canestro lui, poi gesto di generosità. Oddio, che cosa era riuscito a fare Pignarosa allo scadere, 44 a 37. C'era quasi riuscito con la tripla Osiello, incredibilmente ci stava riuscendo, poi la palla è andata fuori, è arrivato il canestro del Pigna, grandissimo, grande Virtus. Comunque in questi minuti finali abbiamo un po' ceduto sinceramente, dobbiamo dire la verità, però grande risposta adesso nel finale di Pignalosa, c'è stata la risposta di nuovo importantissimo, Virtus in difficoltà, cambio dentro Pigna. E la partita è ricambiata, comunque 44-37 il risultato a favore della Virtus. Ci vediamo per l'inizio del terzo quarto fra Virtus Cassino e Virtus Valmontone. Cassino, Cassino, Virtus Cassino. Al termine del secondo quarto, iniziato da appena 6 secondi, la terza frazione di gara inizia subito con la tiro da 3 sbagliato però da parte di Gabriele Pignalosa. Buscaglione, Guadagnini, la giocata vincente di Guadagnini, 44-39. Trionfo. Poi palla guadagnata dal Cassino, perché è uscito fuori con il pallone il numero 12 Cosentino. Comunque sbaglia anche la Virtus, palla persa per la formazione di coach Vettese, allora può attaccare il Valmontone. Non sbaglia Cosentino. E adesso la partita si mette in cattive acque per il Cassino, perché non riesce più a segnare e si è fatto sotto il Valmontone, 44 a 41. Qui la Virtus rischia, guadagna palla Valmontone, altri 24 secondi per giocarsi la possibilità di andare in pari o perlomeno di portarsi sul meno uno, però qui per fortuna Cecchetti si gioca la possibilità di accorciare al gap minimo le distanze. C'è il fallo di Trionfo. Terzo fallo per Trionfo, che esce dal campo, entra al posto suo De Monaco. Terzo quarto che è iniziato nel peggiore dei modi per la Virtus. Per fortuna Buscaglione
con Bezzi brucia la giocata. Pignalossa, incredibile, neanche il fallo, incredibile. Adesso attacca, va al montone, un scaglione da tre, chiudo gli occhi, non voglio guardare, per fortuna sbaglia il numero 6, va al montonese e poi arriva più alto, in alto di tutti, solo Soletto De Mona. Adesso non deve sbagliare l'attacco il Cassino. Fontana si va a prendere il fallo, fallo numero 6 con scaglione, arrivati nel numero 10 Giordana, palla di Cassino. Intanto l'arbitro vede il fallo di Guadagnini. Pignalosa per Fontana che con Buscaglione che gli ruba palla. E poi non ho capito una cosa, qua c'è stato il fallo su di Pignalosa su Cecchetti, fallo inesistente. Arriva addirittura il tecnico della panchina, qui gli arbitri stanno regolando la gara su altri binari, incredibile, incredibile, scandalosi gli arbitri. Prima hanno fischiato il fallo inesistente ai danni di Pignalosa, adesso il tecnico alla panchina, quindi 4 punti regalati al Valmontone più il possesso. Qui l'arbitro e il direttore di gara possono fare quello che vogliono, a questo punto, perché stanno praticamente indirizzando la gara, parliamo di complotto a questo punto. Posso usare questo termine, non me ne assumo tutta la responsabilità, perché stavolta l'hanno fatta davvero sporca. Prima il fallo inesistente di Pignalosa, poi il tecnico della panchina. Il tecnico della panchina, quindi 4 punti regalati più il possesso. Forse il vantaggio Valmontone. Fallo fischiato ai danni di Barucca, palla Virtus, forza ragazzi. Pignalosa sotto per De Monaco, arriva il fallo su De Monaco. La Virtus si porta di nuovo in vantaggio con un Furia De Monaco, 46-45. Buscaglione e poi Ausiello ruba palla. Andava praticamente intercettata col piede il passaggio della Virtus. Il tiro di Ausiello, 48-45, la Virtus mette di nuovo il muso davanti. Gli avversari possono venire qui ad Atina anche con
la Trinità, ma non vinceranno mai. Intanto c'è stato il fallo di De Monaco, primo fallo di De Monaco su Barucca, quindi sarà ripresa a favore del Montoya. Guadagnini da tre. In difficoltà la Virtus. Pignalosa! Sì, 41-48. Altro fallo fischiato a Pignalosa. Intanto è uscito De Monaco, entra Valentino. Cecchetti terminano i 24. Valentino per Bertoldo. Ausiello aspetta l'arrivo di Fontana, lo guarda, poi Raskovic, lotta fra numeri 12, incredibile Raskovic su questa azione, peccato che non è riuscito ad andare a segno. Buscaglione, il pallone per Cosentino, di nuovo Buscaglione, la penetrazione vincente su Ausiello, 51-50. Adesso la partita si fa difficile, punto a punto. Nessuno si poteva immaginare che il Valmontone potesse mettere in difficoltà la Virtus, e poi Bertoldo molle su questo pallone. Esce Raskovic ed entra Trionfo. Infrazione di passi intanto per Buscaglione. Valentino, Bertoldo, oddio Fontana, che cosa aveva fatto? Arriva però la stoppata di Barucca, e comunque palla a favore della Virtus. Schieramento particolare da parte degli uomini virtussini. Valentino per Trionfo. Mamma mia! Che canestro, ragazzi! Che canestro di Trionfo! 53-50, questo è vale non 2 ma 10 punti. Intanto
intanto arriva il fallo, Dani Di Valentino lamentava l'infrazione di passi di Buscaglione. Scusate, Barucca. Primo fallo di Valentino. Arriva il fallo dei di Buscaglione senza palla. Valentino, due crossover che fanno tremare le ginocchia di Cecchetti. Poi arriva il fallo ai danni di Trionfo. Dai Meo. Dai Meo. Quasi due Trionfo. 56-52. Forza Virtus. Forza Virtus. Non bisogna mollare, perché la partita si è mostrata più difficile del solito. Adesso anche falli a carico del Cassino sono tanti. Poi tiro senza pretese di Cecchetti, e allora Trionfo in corsa per Ausiello all'angolo per Toldo. Che cosa? Ma che fischiato! Oddio! Clamoroso! 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 Che scandalo! Che scandalo! Che scandalo! Ausiello! Forza ciò! Altro fallo fischiato ai danni di Ausiello! Incredibile! Gli arbitri stanno facendo la partita! Scandaloso! Scandaloso! Scandaloso, mamma mia! Allora, diciamo che un po' adesso sinceramente mi... perché addirittura arrivare a questo per cercare di farci perdere le partite. Uno scandalo, ma noi siamo oltre questo, perché noi siamo la Virtus. Fontana per Bertoldo. C'è il fallo su Trionfo e non viene fischiato. Bertoldo. Poi perde palla il Cassino. Intanto arriva il cambio, fino ad ora non è mai entrato a Feltra. La situazione potrebbe farsi anche pericolosa per la Virtus, perché a Feltra ha la mano abbastanza sciolta.
la feltra. Mamma mia che difesa Valentino. E qua c'è il fallo della feltra. Due tiri allora per Gennaro Valentino. Forza Gennaro. Impianto Valentino. 58-52, Gennaro Valentino, 2 su 2, 1 minuto 35 secondi alla fine di questo terzo quarto carambolesco. 58-52 il risultato. Guadagnini, guardate dove va a difendere Trionfo. Poi a Feltra, tiro corto, vola Fontana. Valentino. Lotta di spalle, qua si gira Trionfo, due tiri per il numero 5 della Virtus. Ha iniziato a fischiare anche nell'altro senso il direttore di gara, forse si è reso conto delle due cavolate, si sono resi conto delle due cavolate fatte scandalose. Trionfo, 2 su 2, tira un sospiro di sollievo la Virtus che si riporta sul più 8, 60-52. Cecchetti, arriva Buscaglione, c'è il fallo però di Fontana su Buscaglione. Due tiri per Buscaglione, stavolta la chiamata dell'arbitro non è stata sbagliata. Il fallo di Fontana c'è stato. Valentino per Bertoldo. Nemmeno qui fischia fallo. E poi altro tecnico per Bertoldo. Ma che sta combinando. Scandaloso il tecnico, altro tecnico scandaloso. Tiro corto di Guadagnini, a rimbalzo Fontana, forza ragazzi, rispondiamo a questo oltraggio, veramente, che pena! Thank you.
pensiero di Buscaglione su Giovanni Ausiello. Stanno un po' facendo un casino gli arbitri, non ci stanno capendo molto da questa gara. Due su due Ausiello. Noi a queste cose rispondiamo coi canestri. Finalmente poi è arrivata sta chiamata, sta fantomatica chiamata arbitrale. La Buscaglione stampa il tiro sul canestro. Sessantuno 56 alla fine del terzo quarto. Adesso due minuti di calma, spero che l'ultimo quarto si indirizzi in maniera differente. Nessuno vuole vincere la partita per partito preso, ma perlomeno una, cioè alla fine Valmontone sta giocando bene, no? Se forse se la potrebbe anche meritare una partita del genere, perché davvero sta affrontando nel migliore dei modi la prima in classifica e la sta mettendo effettivamente in difficoltà. Però poi il direttore di gara con queste chiamate rovina anche la prestazione del Valmontone, a cui dobbiamo dare atto che si sta comportando in campo in maniera davvero egregia. Quindi onore a Valmontone che ci sta facendo vedere davvero una partita bella. Era un po' che la Virtus non giocava così punto a punto, però poi quando vedi queste chiamate arbitrali ti danno un po' fastidio e potrebbero volare anche insomma parole un po' grosse. Bella partita comunque. Ora, al di là di quello che è successo in questo terzo quarto, in cui i direttori di gara hanno dipinto un po' la loro partita, dobbiamo dare onore alla Valmontone che sta combattendo e ci sta credendo. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo atto di questa gara. Già abbiamo detto nella pausa che il Valmontone sta giocando un'ottima partita, grande applauso alla squadra bianconera, anche perché uno poi volendo le parare va bene, però effettivamente il Valmontone sta giocando bene. Queste chiamate arbitrali non servono, cioè rovinano solo gli animi che si scaldano. Ma anche se i fischi ci fossero stati dall'altra parte, il Valmontone stava giocando una bella partita. Rovinano soltanto il match, perché dobbiamo dare atto a Valmontone che si sta comportando bene. Anche, anzi forse in parte dobbiamo ringraziarlo, perché era un po' di partite che non vedevamo un cassino giocare punto a punto, ci mancavano un po' le palpitazioni. È arrivata la tripla di trionfo, 64-56. Intanto Cecchetti perde palla, quindi ribadiamo il concetto, cioè tutto quello detto nel terzo quarto è scandaloso eccetera, e anche qualche erano tutte rivolte ai direttori di gara che hanno rovinato la partita. Nulla da dire ai giocatori del Valmontone che si stanno comportando in maniera corretta, si stanno insomma impegnando e stanno dando onore anche alla prima in classifica, diciamo la verità, che non si stanno arrendendo. Ci aspettavamo un calo, il calo fino ad ora non c'è stato. Onore a Valmontone. Barucca, il pallone per Cosentino. Trionfo, il pallone per Pignalosa, forza Pigna, e così tremano le gambe avversarie. Pignalosa mette a segno un canestro strepitoso, 66-58. Capotorto per Barucca che perde palla.
Bertoldo. Serie di crossover per Bertoldo, poi non si trova con Valentino, sbaglia il passaggio, poi il numero 8 della Virtus va a stringere le mani, la mano a Bertoldo. Guadagnini. Capotorto per Barucca, fa tutto da solo Barucca, anzi no, sceglie il passaggio per Cosentino, tiro corto di Cosentino, poi arriva il fischio ai danni di Trionfo. Quarto fallo per Trionfo, intanto è uscito Bertoldo, è entrato al suo posto Marco Raskovic. Su 2 Cosentino, 66-60, deve stare calma la Virtus, ha troppa fretta di chiudere questo match e alla fine sbaglia Raskovic, è un canestro facile questo per Raschi, cioè questi sono canestri che Raschi mette bendato. Barucca, tiro corto di Barucca, il pallone direttamente nelle mani di Trionfo, 7 minuti alla fine di questo ultimo quarto, ogni match ormai si fa importante. Capotorto da 3. Tanto due punti di Raskovic, 68-63. Cecchetti per Barucca. Capotorto. Arriva lo sfondo offensivo di Barucca ai danni di Valentino. Quarto fallo di Barucca. Valentino per Pignalosa. Raskovic non va la tripla, Valentino poi al rimbalzo trova il corridoio per Trionfo, ancora Pignalosa, chiama l'ordine Pigna, Raskovic poi gli ruba palla praticamente Cosentino, passi per Raskovic, passi per Raskovic, boh. 68-63. Cosentino, Guadagnini, Capotorto, ottima difesa di Pignalosa, Valentino, peccato, peccato, intanto quinto fallo per Barucca. Quindi esce per 5 falli Barucca, è entrato al suo posto Casale.
70-63, 2 su 2. Capotorto. Il tiro da 3, assolutamente sbilenco di Cosentino. Un movimento strano anche di piede. Fontana, non va il tiro da 3, poi riesce Raskovic a recuperare palla. Il pallone subito per Fontana che arriva corto al tiro. Raskovic non riesce a correggerlo. Fontana! Fontana! Fontana, ragazzi. Valentino adesso. Raskovic non se la sente di tirare da 3. Allora arriva il fallo sul Sterbo, gli vengono fischiati clamorosamente frazione di passi. Da ridere, da ridere questa chiamata, da ridere. Vabbè, dai, abbiamo capito che questi due non sono neanche arbitri per l'under 13, ma nemmeno. Devono arbitrare neanche il campionato amatoriale. Che ne so, questi due si meritano di arbitrare una partita del livello tutto cuoio, pentole, non so che, perché veramente scandalosi, scandalosi. Sta chiamata poi, vabbè. Rientra in campo le due squadre. Una partita rovinata dagli altri, era una partita bella, giocata, devo dire la verità, per la prima volta dopo tanto tempo allo stesso livello, perché Valmontone ha giocato bene, ma è stata completamente rovinata dagli arbitri. Cecchetti. Perde palla Capotorto, perde palla Capotorto. Trionfo monumentale al numero 5 della Virtus, 72-63. E adesso la Virtus sta per mettere in cassaforte il risultato. Due punti per Cecchetti. Pignalosa. Pignalosa! Ma che giocatore! Che giocatore! Due punti e libero supplementare per Pignalosa. Quando ingrana la sesta Pigna, mamma mia. Sbaglia però il libero supplementare. Arriva l'infrazione del numero 19 Cecchetti, capitano. E allora è palla per la Virtus. ...74-65 il risultato, 3 minuti 25 secondi alla fine della partita. Ottimo l'assist di Valentino per Pignalosa. 76-65 adesso. È un po' stanca la Valmontone, forse. Ha trovato le energie sul finale la Virtus. Pignalosa e si sta appoggiando sui suoi uomini migliori. Raskovic. Tutta bella Raskovic! Tutta bella! Si mette le mani fra i capelli, canestro ignorante di Raskovic, mette anche quelli. 78-65, che giocatore ragazzi.
Guadagnini, ferrata di Guadagnini, Casale però sul pallone. Tiro da tre di Casale, altra ferrata e poi arriva il rimbalzo di Emanuele Fontana. Con calma Valentino. Pignalosa. Fischiata infrazione di passi. Fischiata infrazione di passi a Pignalosa. Buscaglione. Guadagnini. Cecchetti. In tre su di lui. Trova lo spazio Cecchetti e poi sbaglia. Ottima difesa, quando ci sono quei due a difendere, Trionfo e Raskovic, è difficile segnare. Valentino. Il blocco di Raskovic. Pallone per Trionfo. Ancora tenta la penetrazione su Cecchetti, però no, a commettere falle proprio Cecchetti. Fontana per Pignalosa, 1 minuto e 44 al termine, la partita ormai non ha più nulla da raccontare. E con questo canestro Marco Raskovic mette in ghiaccio la partita. È stata la risposta sul finale, anche il Valmontone non ha trovato le energie per combattere fino alla fine. Comunque dobbiamo dare atto al Valmontone, è stata forse l'unica delle poche squadre che è venuta qui ad Atina con davvero voglia di vincere e l'ha messa sul campo, non ci ha provato. Poi vabbè che gli arbitri hanno fischiato male in molte occasioni, ma qualche fischio sbagliato c'è stato anche dall'altra parte, però purtroppo i più clamorosi ci sono stati i danni del Cassino. Comunque per fortuna che la Virtus ha comunque vinto, dai, forza Virtus, forza Virtus, neanche gli arbitri. Trionfo! Buscaglione per Chiara da 3. Sbaglia il numero 8 di Valmontone, che forse non stava difendendo tanto bene, però non stava giocando male. Poi chiederemo forse a coach Casadio perché lasciarlo in panchina per tutto questo tempo. E poi Raskovic, 84-69, la Virtus stravince un'altra volta, tutto nel finale. Cara da 3, tiro corto. Adesso Pignalosa mette il pallone per terra, lascia scorrere il cronometro. È bello, belli questi abbracci fra giocatori. È stata una partita tosta ma sportiva fra i giocatori, l'hanno, ripeto, quelli che la stavano per rovinare sono stati gli arbitri. Complimenti comunque a Valmontone che ha dato davvero complimenti a Valmontone che ha dato del filo da torcere alla formazione castinata. Comunque la più forte alla fine vince sempre.
Virtus 84, Virtus Cassino 84, Virtus Valmontone 69, Cassino che consolida il primato in classifica e andrà a Rimini da squadra imbattibile. Comunque rinnoviamo i complimenti a tutti i ragazzi di Valmontone che davvero ci hanno fatto vedere una partita bella, ripetere da un po' che non arrivava una squadra qui a Tatina a mettere davvero in difficoltà la Virtus. Il Valmontone ci è riuscito fino alla metà dell'ultimo quarto, poi però è prevalsa la saggezza tattica di questa Virtus e soprattutto la sapienza tecnica. Grazie a tutti i telespettatori di Mediacentro TV, Gabriele Grossi vi saluta, anzi no, perché tra pochissimo ci vediamo per le interviste dal campo. Coach Casadio della Virtus Valmontone, l'abbiamo detto anche in telecronaca, era da un po' di tempo che non vedevamo una squadra che veniva qui da Tina e metteva in difficoltà questa Virtus. Nei primi tre quarti la sua squadra ci è riuscita, poi forse prevalsa anche la stanchezza. No, sicuramente, sapevamo che venire qua a fare una partita sul campo della capolista era molto difficile, però l'abbiamo affrontata come gli avevo chiesto ai ragazzi, facendo le nostre cose e in effetti per tre quarti ci sono riusciti abbastanza bene, poi sicuramente è uscita fuori la maggior esperienza, la maggior classe degli avversari che hanno giustamente dimostrato di essere i primi di questo campionato. Tra l'altro poi c'è stata qualche chiamata arbitrale dubbia che forse poteva anche rovinare la partita, una partita che assolutamente Valmontone stava giocando alla grande. Effettivamente due chiamate dubbie ci sono state ai danni del Cassino, però le chiamate ci sono state anche ai danni del Valmontone, insomma la direzione arbitrale non è stata perfetta. Sì, no, diciamo che siamo abituati in questo campionato a vedere ogni tanto dei momenti delle partite in cui forse ci sono dei fischi così, però fanno parte nel bene e nel male di questo sport, quindi diciamo che tutto sommato è nella media di quello che è successo sempre in questo campionato. Sicuramente siamo stati un po' nel finale troppo, abbiamo pagato forse lo strappo che abbiamo fatto per stare comunque alla pari di questa squadra. Ultima domanda, occupavate l'ottava posizione, quindi l'ultimo posto utile per accedere ai playoff. Adesso dopo questa grande prova di Cassino un monito a tutte le avversarie, e potete far bene per questo proseguo di campionato. Ma noi speriamo, la strada è ancora lunga perché le partite ci sono, la classifica per quello che riguarda la nostra posizione è ancora abbastanza corta, quindi sicuramente una prova così può dar fiducia per sperare di riuscire a contare questo posto che per noi sarebbe veramente un sogno. Coach, parliamo sempre di una Virtus imbattibile che gioca sempre in maniera perfetta, partita scorsa l'abbiamo detto, forse sarà una delle migliori partite in assoluto. Stavolta è stata un pochino incerta questa Virtus, solo nel finale possiamo dire che è arrivata veramente la vittoria, forse anche per stanchezza degli avversari. Sì, no, siamo partiti bene in questa partita, un primo quarto direi abbastanza buono, ai ragazzi abbiamo chiesto subito di partire con la concentrazione giusta, forse il fatto che abbiamo visto che nel primo quarto tutto scivolava, poi ci si è aggiunta la non buona prestazione da parte degli arbitri che hanno rovinato come al solito un campionato per non essere all'altezza di questo girone. Purtroppo continuano ad essere sempre gli stessi problemi, le società continuano a pagare queste situazioni e la federazione continua a non far nulla per queste situazioni qui, e purtroppo si paga, ne vale dello spettacolo. Ci ritroviamo di nuovo a dover parlare di situazioni extra cestistiche, non del livello espresso in campo, e questo è un qualcosa che rammarica un po' tutti quanti, perché continuiamo sempre, adesso che abbiamo vinto possiamo parlarne, perché altrimenti se perdi tutti pensano che è un alibi. Io invito chiunque a chiedere video per vedere questa partita, soprattutto al responsabile degli arbitri,
Per vedere ciò che si combina in mezzo al campo, perché noi in settimana ci alleniamo su queste cose. I ragazzi vedranno i loro errori, sicuramente proveranno a migliorare, gli arbitri non lo so, e continuo ad essere perplesso, addirittura ci si pensa, si continua a pensare a cose extracestistiche. Io vorrei che questa cosa fosse sfatata, che qualcuno prendesse provvedimenti e soprattutto che a questo punto in poi mandassero almeno persone adeguate al tipo di gioco che si svolge in mezzo al campo. Ti ripeto, questo sfogo lo faccio nel momento in cui vinco, perché altrimenti da sconfitto potrebbe sembrare che uno usa questo alibi. Devo fare un plauso ai miei ragazzi che comunque si sono adeguati al non metro arbitrale, hanno lottato, devo dire anche l'altra squadra ha provato a metterci in difficoltà, quindi le due squadre si sono adeguate al non metro, purtroppo si è vista una brutta pallacanestro quasi sfiorata il rugby, ma devo dire che nel rugby quantomeno gli arbitri sono all'altezza delle situazioni, qui neanche in questo. Curio, 12 minuti di partita, ha dato un buon apporto ad una Virtus che comunque non è stata bella come tutte quante le altre volte. Ma è stata una partita sicuramente un po' più difficile di quello che ci potevamo aspettare, però la cosa buona che mi fa piacere è che siamo riusciti a portarla a casa anche nonostante la mancanza di fluidità in attacco, che magari non era preventivabile dopo la bellissima partita che abbiamo fatto la settimana scorsa. Però ecco, ti ripeto, sono contento perché è stata proprio brutta, forse ci mancavano delle poche partite che ci mancavano, cioè tirata quasi fino alla fine, punto a punto, nervosa, sporca, e dove siamo riusciti magari a trovare un modo diverso da quello che abbiamo avuto finora di vincere le partite. Poi secondo me adesso il salto di qualità che possiamo fare come singoli all'interno della squadra è quello di cercare di dare il massimo nei minuti che stiamo in campo, questo da parte di tutti, perché da qui a fine campionato dovremo dosare per bene le forze, più siamo meglio è, e ti ripeto, se ci abituiamo a fare un lavoro di qualità da parte di tutti, penso che veramente i problemi saranno degli altri, non i nostri. Ritornando al prossimo futuro, abbiamo una partita tra virgolette molto impegnativa contro Bottegone. Tu li conosci bene, hai giocato a Pistoia, quindi li conosci bene. Che linee guida ci puoi dare su cui basarci per la prossima partita? Chi ti preoccupa, chi meno? Ma guarda, loro come squadra sono forse quella del lotto delle finaliste di Coppa Italia che si abbinano meglio con noi, proprio da un punto di vista di singoli giocatori, perché forse sono l'unica squadra che ha un pacchetto lunghi all'altezza di quello che abbiamo noi, ha degli esterni con delle individualità importanti, però ti dico, noi dobbiamo far valere la nostra esperienza, noi penso che siamo un po' più esperti rispetto a loro, però ecco, bisogna andare lì molto concentrati, molto rispettosi di tutto, perché alla fine tu vai a giocare quelle che speriamo, cercheremo di far sì che siano tre partite, e già il trovarti di fronte all'idea che sei o dentro o fuori, e se sei ancora dentro e l'indomani ce n'è subito un'altra, sarà una situazione un po' particolare che insomma non ti capita sicuramente tutti i giorni, però era uno dei nostri obiettivi, è uno dei nostri obiettivi, e cercheremo di fare tutto quello per cui siamo preparati. E ritornando alla partita odierna, abbiamo notato un grande nervosismo in panchina, soprattutto di tutti quanti i componenti della squadra, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, hanno inciso anche parecchio gli arbitri su questa partita. Vuoi dare un giudizio sulla conduzione arbitrale odierna? E un'altra cosa, se ti preoccupano le conduzioni arbitrali future anche in visione della Coppa Italia? Guarda, io più che concentrarmi su quello che hanno fatto gli arbitri, vorrei concentrarmi su quello che siamo riusciti a fare noi. Se qualcuno può aver avuto questa visione della partita, io non voglio dire che visione ho avuto, me la tengo stretta per me, però ecco, noi dobbiamo essere, sì, noi dobbiamo essere più forti di tutto. Sappiamo che le difficoltà possono arrivare da tutti, dal campo avversario, dagli avversari,
a volte un arbitraggio che insomma quest'anno abbiamo visto, anche l'anno scorso, dei metri arbitrali che cambiano più o meno da una partita all'altra, da un tempo all'altro. La bravura nostra deve essere quella di essere capaci a adeguarci a quello che è il metro arbitrale che troviamo, non farci prendere in contropiede da un punto di vista nervoso e cercare di mantenere saldi i nervi, perché sono quelli poi che alla fine che ti fanno dare il massimo quando sei in campo. Grazie. Emanuele, partiamo dalle statistiche. Hai fatto 9 punti, 2 su 4 da 3, 4 assist e 7 rimbalzi. Una partita sontuosa la tua, e mandi tutto il gioco in una maniera perfetta. Come giudichi la tua prestazione? Sicuramente siamo partiti forti, con la giusta intensità, il giusto approccio, la giusta mentalità, tutti quanti. Il risultato dei numeri che hai detto fanno parte tutti quanti e 9, perché sono stato riuscito a fare ciò che ho fatto grazie agli altri. Da soli non si vince niente, questo è poco ma sicuro. Però, come hai detto tu, una prestazione di un singolo può dare una mano a una squadra, ma non incide in particolar modo sul risultato, dato che 9 persone fanno la squadra. Che difficoltà avete trovato durante la partita? Perché diciamoci la verità, non è stata una partita bella la nostra. Le difficoltà abbiamo fatto tanto noi. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo noi, abbiamo fatto un pessimo secondo tempo noi, ci siamo innervositi, siamo andati appresso agli arbitri noi, loro non hanno fatto altro che sfruttare le nostre mancanze. Quindi è normale che non siamo un campionato dove tutti quanti aspettano, oppure perché ci chiama Virtus Cassino ci danno i 2 punti. È normale che adesso siamo al girone di ritorno, abbiamo tutti quanti che vogliono i 2 punti, chi per un motivo, chi per un altro, ma penso che il nostro sia più importante di tutti. Abbiamo mantenuto il campo imbattuto e comunque abbiamo dato forza alla nostra prima posizione, e adesso affronteremo Bottegone su Arrimini. Come giudichi le squadre avversarie della coppia che affronteremo in Coppa Italia, e se ti preoccupano o meno qualche squadra, anche la Luis per esempio? Guarda, preoccuparmi sinceramente no, perché sono partita dentro fuori, dopo gli episodi, a maggior ragione dopo la partita di oggi, possono fare la differenza, quindi traiamo insegnamento da ciò che è successo oggi, lasciamo perdere tutto ciò che è il nostro contorno, arbitri, giudici di campo, pubblico, cose varie, scarpe rosse e scarpe gialle, e andiamo avanti per la nostra strada, che sicuramente non troveremo nessuna difficoltà. Ultima domanda, data la prestazione, per così dire, degli arbitri questa sera, può preoccuparti quella che ci sarà sopra Rimini? No, sicuramente no, perché come noi sbagliamo un tiro, due tiri, più passaggi, più palleggi, può succedere anche un arbitro sbagliare. Certo, ripetere troppi errori in una singola partita, noi abbiamo un cambio, forse dovrebbe essere così pure per loro alcune volte, tutto qua. Grazie. Romeo, non si può descrivere la partita che hai fatto stasera, quindi partiamo dalle valutazioni. Allora, hai fatto 3 su 4 da 3, hai fatto 6 su 6 tiri liberi, 13 rimbalzi, 5 assist. Sei stato mostruoso questa sera, però non è stata una bella partita. Comunque sei riuscito a limitare abbastanza bene due clienti difficili come Cecchetti e Cosentino. Come ti è sembrata la tua prestazione? Allora, prima di tutto ti ringrazio perché hai detto solo le cose di buono che ho fatto in questa partita, perché non hai detto la percentuale dei 2 punti, e infatti io prima... ti ringrazio infatti. Prima di vedere la valutazione, devo essere sincero, io non sono contento della mia partita, perché l'approccio è stato sbagliato, ero abbastanza moscio, scarico sulle gambe, anche un po' mentalmente. Infatti i primi 2 quarti ho sbagliato un sacco di canestri. Nella mia testa ci sono quei canestri sbagliati, non ci sono i rimbalzi, gli assist. Forse un po' mi riallegra questa statistica, però sono un po' autocritico con me, i primi 2 quarti potevo approcciare diversamente la partita. Ecco. È stata una partita influenzata in negativo dagli arbitri, un giudizio su di loro? Ma non voglio dare giudizi sugli arbitri, perché la nostra forza la sappiamo, la differenza tra noi e le altre squadre anche, e il distacco delle diverse partite e anche la dimostrazione del livello che c'è tra noi e gli avversari, quindi non possiamo legarci al fatto ai fischi degli arbitri, perché indipendentemente da loro noi dovremmo dare 20-25 punti a tutti. Ecco. Cassino, Cassino, Virtus Cassino.